Salve! Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Faratium e oggi siamo qua con un nuovo video. Nel video di oggi continueremo la saga dello zippone bianco e blu Wi-Fi che avete visto nella puntata precedente e oggi in particolar modo ci andremo a concentrare sul motore, sì, perché lo andremo chiaramente a smontare dallo zip e in una puntata successiva andremo a cambiare il cilindro, sistemare qualcosina, insomma da poterlo rendere funzionante. Chiaramente vi ricordo che verranno lasciate in disparte molte cose di questo zippone, in quanto, come vi dicevo, sarà un mezzo utilizzato esclusivamente per fare dei determinati test su progetti che comunque su cui sto lavorando, insomma. Detto questo, prima di partire con il video, vi ricordo di iscrivervi al canale, trovate il tasto iscriviti sotto al video, di attivare e mi raccomando la campanellina che trovate di fianco al tasto iscriviti per ricevere sempre le notifiche ogni qualvolta uscirà un nuovo video, lasciare un like al video per supportare il video e il canale stesso, anche questo è fondamentale, e se ci sono delle domande ci sono i commenti sotto. Detto questo, partiamo! Bene, allora, come indicato nell'intro del video, oggi andremo a smontare il blocco motore 150 che era stato posizionato sul nostro zippone. Ho deciso di fare un video così per comunque fare vedere le cose basilari per smontare un blocco motore, anche se chiaramente chi mi seguirà, o meglio, la maggior parte delle persone che mi seguono sicuramente sanno assolutamente come agire. È chiaro che questo tutorial, tra virgolette, si basa principalmente sui motori due tempi perché sono tutti standard. Allora, la prima cosa che chiaramente sono andato a fare è posizionare lo scooter su un cavalletto. Come vedete, fortunatamente su questi scooter Piaggio è presente la base, d'accordo? Quindi si può posizionare su un ripiano. E poi sono andato a posizionare una batteria. In realtà ho messo due cilindri di metallo, però una batteria può andare bene, tutti ce l'hanno in casa, sotto al blocco motore per far sì che la ruota possa girare, come vedete, liberamente. Perché la prima cosa che andremo a smontare chiaramente sarà la ruota. Come si fa ad smontare la ruota? La ruota si lavora in questo modo. Allora, la prima cosa chiaramente da andare a fare è andare a tirare via il fermo, che è questo, che si va ad estrarre per mezzo di chiaramente un cacciavite. Ok, ecco qui. Quando l'avete piegato, prendete la pinza e andate a stringere i due lembi. Ecco qua. A questo punto infilate la pinza nell'occhiello e andate ad estrarla. Eccola qua. La mettiamo da parte. A questo punto tiriamo via il pezzo della coppiglia che fa da blocca per il dado e ci troveremo davanti il dado. Il dado che dovremo utilizzare la chiave da 24. 24 con la nostra chiave andiamo a tenere frenato, in questo caso non ce ne sarà bisogno perché era appena stata appoggiata la ruota, comunque a tenere frenato con lo scooter posizionato in terra e andremo a smontarlo. Mi ricordavo fosse più tenera. Mettiamo tutto per terra. Allora l'ho proprio stretta bene. Quindi dobbiamo utilizzare le maniere forti. Sono andato a posizionare un pezzo di legno, in questo caso il manico di un martello di gomma, perché ripeto, tanto era comunque abbastanza lento. È chiaro che voi, se dovete smontarlo da uno scooter che ha girato, quindi è stretto in maniera consistente, o utilizzate la pistola. Nel mio caso, in questo momento non ho un compressore abbastanza potente da venire a tirare giù correttamente il dado, o altrimenti bloccate la ruota con un pezzo di legno, come in questo caso, e andate a tirare. Ecco qua che è venuto. Possiamo tirare via il nostro manico di legno, svitiamo il dado e
andiamo a riposizionare i due pezzi di metallo per tenere sul blocco motore, così da poter sfilare tranquillamente la nostra ruota. Andiamo poi a reinserire il dado, lo andiamo a riavvitare così da non perderlo, e la ruota chiaramente è stata tolta. Una volta tolta la ruota si dovrà andare a cavare la parte relativa al freno posteriore, che in questo caso era già stato tolto in precedenza. Comunque c'è una ghiera qui dietro che va semplicemente svitata e verrà fuori chiaramente il cavo. Andiamo adesso a rimuovere la sospensione dall'altro lato. Ci procuriamo quindi due chiavi, una è la 17 e l'altra è la 15. Non è vero, non ho cambiato le misure qua, l'altra è la 13, e andiamo a svitare. In questo caso, chiaramente, è cosa normale che lo scooter si sia alzato una volta tolto la sospensione, perché abbiamo posizionato il nostro mezzo sulla batteria, quindi sul nostro cavalletto. A questo punto andiamo a rimuovere la parte anteriore, quindi ciò che viene collegata al supporto motore, o cosiddetto telaietto. Per rendere meglio l'idea vi faccio vedere ciò che dobbiamo andare a fare da vicino. Allora, intanto qui erano già staccati tutti i cablaggi, d'accordo? Quindi per andare a rimuovere i cablaggi escono da qui, quindi dallo statore. Come vedete c'è questo gruppo di cavi, ok? Eccoli qua, di cui abbiamo questo, che chiaramente è quello che arriva dallo statore, questi che anch'essi arrivano pick up e statore, e poi abbiamo questo che invece è relativo al motorino di avviamento, quindi dovremo andarli a scollegare tutti affinché il tutto sia libero. Va scollegato chiaramente anche l'impianto dell'acqua, dove troveremo un tubo qui che è già stato smontato e l'altro tubo in testa qui davanti, questo qua che vedete, questo che chiaramente è già stato, questo manicotto qua che è già stato svitato. Si va a staccare chiaramente anche la pipetta dalla candela, ovviamente si va a staccare anche il carburatore e, o nel caso, il relativo collettore dalle sue due brugole, d'accordo, o altrimenti si staccano tutti i tubi dal carburatore e si va, se è presente, a scollegare anche il miscelatore che ha un cavo che entra da qui. Qui c'è il tubo che va al carburatore, il cavo, il filo del gas entra da qui, d'accordo, quindi si va a tirare via questo coperchio, si sfila il cavo del gas e si cava fuori il cavo del gas. Si stacca poi dall'interno, dove c'è il miscelatore, il tubo dell'olio, che chiaramente andrà al serbatoio dell'olio, che in questo caso non è presente. Fatto questo, abbiamo praticamente smontato tutto, non ci rimane altro che andare con due chiavi da 17 a rimuovere il blocco motore dal supporto motore. È importante verificare che tutti i cablaggi siano stati smontati, tutti i tubi siano stati smontati, quindi il blocco motore sia effettivamente libero, e solo a questo punto si può andare a tirare via il dado che tiene il blocco motore fissato chiaramente al telaio. Andremo ad utilizzare qui due chiavi da 17, una da una parte e una dall'altra. E andremo a svitare il dado.
Togliamo quindi il dado, togliamo la rondella e a questo punto, una volta che andremo a sfilare il perno, il blocco motore cascherà giù. Bene, quindi a questo punto ci troviamo il nostro blocco motore per terra. Adesso lo andremo a portare sul banco da lavoro e lo andremo a smontare perché, come vi dicevo nel precedente video, andrò a installarci il Maloshi 172 senza andare a fare nessuna revisione del blocco, in quanto mi servirà solamente per testare un determinato componente di cui vi parlerò chiaramente prossimamente nei video successivi. Il video è stato molto stretto, molto corto, perché ovviamente già mi immagino che tutti quelli che mi seguono sanno assolutamente andarsi a smontare un blocco motore, quindi ho fatto vedere solamente la sostanza, le cose principali che tengono il blocco motore, quindi il supporto motore davanti, l'attacco della sospensione e chiaramente la ruota. Tutto il resto va semplicemente staccato, svitato e tirato, smontato, e il blocco motore vi rimane in mano. Come vi dicevo, ormai sono prettamente convinto che tutti quelli che mi seguono chiaramente sono a un livello superiore per quanto riguarda le lavorazioni, elaborazioni e via discorrendo. Quindi smontare un blocco motore è un gioco da ragazzi, detto come si va detto. Detto questo, io direi che per il momento è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, trovate il tasto iscriviti sotto al video, di cliccare la campanellina a lato del tasto iscriviti per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del canale, dove vi arriverà chiaramente una notifica. E vi ricordo di lasciare un like al video se comunque vi è piaciuto e volete continuare a vedere la saga di questo zippone dei lavori che andremo a portare, e anche per supportare chiaramente il canale. Dallo zip e dal nostro blocco motore in terra è tutto. Da FaroTube un saluto, alla prossima!